La regione mi ha chiesto di fare un video divulgativo sul gioco d'azzardo patologico. Per capirci, una cosa tipo Troy McClure dei Simpson. Salve, sono Daniele Racco. Forse vi ricorderete di me per avermi visto a Zelig, Colorado e in altri video divulgativi della regione. Oggi parleremo di gioco d'azzardo patologico. Con questo si concludono le mie ore di servizio sociale. Grazie, giudice Parodi. No, no, dai, siamo seri un momento. Parliamo realmente di gioco d'azzardo patologico. È una vera e propria dipendenza. Certo, bisogna accorgersi di averla. Io, ad esempio, anche per grattare il formaggio, usavo una monetina. Dani! Cosa? Allora, ho chiesto alla rete. Ciao Siri, gioco d'azzardo e non riesco a fermarmi. Cerca casino online. Ma no, non riesco a fermarmi, non c'ho più un euro. Cerca prestiti online in 24 ore. Senti, io non riesco a fermarmi. Se continua così perderò tutto e mia moglie se ne andrà. Cerca avvocati divorzisti gratis. Insomma, alla fine ho trovato tante cose. Ad esempio, gruppi di mutuo autoaiuto, che ci sono su tutto il territorio nazionale. Beh, l'importante è trovare la stanza giusta. Ciao, sono Daniele, sono un giocatore compulsivo. Ma veramente, questa è una riunione di condominio? Che dalle facce invece avrei detto... Invece condominio. Ho trovato anche il CERT, anche questi diffusi su tutto il territorio nazionale, e qui troverai persone che ti possono ascoltare, che ti sapranno ascoltare e aiutare veramente. Certo, non è facile. Io ancora mi ricordo il primo giorno. Ciao, ciao. Ciao. Sono qui per il gioco io. Io sono qua per le sostanze. Senti, una domanda che ti avranno fatto in tanti. Come hai cominciato tu? Che domanda è? Te come hai cominciato? Io ho iniziato giocando a tombola a Natale. Ah. Oh. Ma lo devo fare anch'io, cioè ti sei fatto camuffare per il video di col volto, la voce? No, sono proprio così, Sì, proprio... Brutta bestia le sostanze però, eh. Ci sono anche molte comunità che operano in questo senso e puoi rivolgerti tranquillamente a una di queste. Certo, mi raccomando, non sbagliare comunità. Pronto, comunità. Pronto, buongiorno. Io gioco d'azzardo e non riesco a fermarmi. Cazzi tuoi. Pronto, comunità. Buongiorno, l'ho chiamata prima. Io cercavo la comunità. Questa è la comunità montana. E per prenotare la castagnata di domenica, quanti siete? Perché bisogna prenotare, perché sennò se trova gente poi bisogna mandarle via, scopre dei casini. Ho capito. Senta invece, scusi, per il gioco d'azzardo? C'è la tombolata, però ci sono dei premi quest'anno. Diamo delle castagne, sono pochi soldi. Scusi, questa quindi non è la comunità di recupero? No, questa è la comunità montana, noi recuperiamo solo castagne. Abbiamo cercato di affrontare questo tema delicato e questa dipendenza ormai così devastante e dilagante con un sorriso. Però, davvero, seriamente, se pensi di avere un problema col gioco d'azzardo o se pensi che uno dei tuoi cari possa avere un problema col gioco d'azzardo, non esitare, chiedi aiuto a chiunque, al CERT, ai gruppi di mutuo autoaiuto, alle comunità, tendi una mano e ti accorgerai che quando tendi una mano c'è sempre qualcuno disposto a prenderla.